Cataclysm! Samor, no! Non sprecare il tuo potere per questo! Milady, non riesco a rispondere alla domanda, il tempo sta scadendo! È questo il gattino per cui hai una cotta? Guarda che gracilino! Sì, ma è sensibile e devoto! Senti delle voci o roba del genere? In verità parlo con Giovanna! Grazie a questo quagatama che Tiki ha fatto per me, sono riuscita a contattare la memoria di colei che possedeva il mio Miraculous in passato. Tu non puoi vederla, ma è qui. Wow, non credevo fosse possibile. E grazie a Giovanna ho potuto rispondere alla prima domanda. Brava, Milady! Usare la tua quacumatata per renderti imbattibile in storia. Che idea brillante! Sì, esatto! È proprio quello che ho fatto! Oh, che genio! Solo che non serve a niente. Che vuoi dire? Puoi ripetere la domanda? Che tempo farà il 14 luglio a Parigi tra 200 anni? Ma questa non è una domanda di storia, è una domanda fantascientifica! Una domanda sul futuro. Non riuscirà a rispondere. A meno che non chieda a mia sorella. Presto avrai i Miraculous che ti sono sfuggiti, Monarch. Solo Bannix può rispondere. Ma non può tornare nel presente, è pericoloso e abbiamo pochissimo tempo. Lucky Charm! E che cosa dovresti fare con la tua gracile spadina? Invieremo una lettera. E in fretta! Cara Alix, spero che tu stia bene. So per certo che tutti quelli che ti vogliono bene stanno pensando a te. A tuo fratello manchi così tanto che è stato acumizzato, povero ragazzo. Ma non preoccuparti, con il tuo aiuto so come salvarlo. Troverai questo messaggio nel mio futuro. Usa la tana per vedere che tempo farà a Parigi il 14 luglio tra 200 anni da oggi. Scrivi la risposta su questo volantino. Piano, piano. E poi ritorna al mio passato e nascondi il volantino nella galleria egizia. Basta che lo metti sotto il gatto che ho cerchiato nell'immagine. Grazie in anticipo. Baci baci, Ladybug. Ci sarà un temporale! Libro della verità, è vero o falso? Vero! È impossibile, non può saperlo! La verità prevale sempre. No, è stata solo fortuna. No, è stato lavoro di squadra. Carica! Non faccio che dimenticarmene. Visto, Ladybug ha trovato uno stratagemma per non riportare indietro Alix. Avevo ragione, è solo una manipolatrice assetata di potere. È lei la cattiva, non Mona. Samuel, il libro! È lei che deve essere l'Akuma. Ricevuto. Cataclisma!